Ha messo d'accordo tutti la nuova legge che disciplina e riordina la protezione civile lombarda, approvata in Consiglio regionale con tutti i voti favorevoli, che mette al centro l'importantissimo ruolo dei volontari, soprattutto dopo il grande aiuto dato durante il periodo del Covid, definendo la figura del coordinatore territoriale operativo CTO con compiti di coordinamento operativo delle risorse del volontariato organizzato, composto oggi da circa 500 gruppi comunali. Una legge che mette al centro il volontario, quel volontario che è stato fondamentale in questo periodo di pandemia. Oltre 400.000 giorni di lavoro messi a disposizione dei lombardi, oltre 15.000 volontari che hanno dedicato il loro tempo per i lombardi. Era giusto quindi mettere al centro il volontario, questo volontario che è cresciuto in maniera importante nel tempo, oggi è formato, preparato, è un vero e proprio professionista. Nella nuova legge è stata inserita infatti una figura che è il CTO, che avrà la fase operativa e di coordinamento dei volontari, e questo sarà importante perché con la loro preparazione e la loro capacità sarà un aiuto per tutte le situazioni di emergenza. Il nuovo testo normativo riforma così il coordinamento territoriale di gestione delle emergenze, definendo con chiarezza a quali autorità di governo dei vari livelli territoriali competano la direzione strategica e il coordinamento delle risorse da impiegare in caso di emergenza, una legge che piace anche alle opposizioni, con i 5 Stelle che si dicono soddisfatti che le loro proposte migliorative siano state approvate. Una legge che abbiamo votato dopo aver visto approvato due nostri ordini del giorno importanti, perché con questi ordini del giorno noi andavamo a chiedere più risorse in aiuto di comuni e province per agevolarne nei processi di riorganizzazione e di ottimizzazione del servizio. Abbiamo chiesto forte coinvolgimento dei volontari, degli enti locali, quindi partire dalle province e dai comuni, perché riteniamo che la massima sinergia in fase organizzativa per l'implementazione dei vari piani di protezione civile siano fondamentali per la ottima riuscita e poi dei risultati di questa legge regionale.